concedo, c'era un distruttore di benzina con un lavaggio, una volta si poteva anche comprare qualcosa perché aveva profumi e tutti quegli oggetti gas che ci sono nei distruttori di benzina in giro, che possono la maglietta, il cappellino, adesso non c'è più niente. Per cui, ad esempio, se uno volesse andare a lavare la macchina, deve farsi accompagnare con pubblicità, portare la macchina a lavare, o sta lì e aspetta 2 ore, che non è semplice, perché c'è chi non entra avanti a lavorare con tutta 2 ore, e si fa riaccompagnare e riprendere. Questo sta a indicare che anche nelle aree centrali le nazioni e le città più provvedite prevedono che i parcheggi siano dei silos dove immagazzinare le macchine, però che hanno su altro, cioè possano avere uno spazio, ad esempio, per il lavaggio della macchina, un piccolo negozio, insomma, sono sempre posti che hanno una vivibilità diversa dal semplice e meno fatto di consegnare la macchina per la serie. Ecco che questa nozione, che era nata nell'ottica di affrontare il problema generale dei parcheggi, ci dice soltanto: noi abbiamo dei parcheggi che sono brutti, che sono squallidi. Quello il più centrale di tutti, che credo che è il cosiddetto del vicino, oltre a essere impraticabile, che sarebbe, gli abbiamo già detto 1000 volte, quindi dovrebbero prendere, farlo demolire e ricostruire i progettisti, prima di tutto, no? E anche questo brutto, squallido. Non si capisce perché, ad esempio, non possano essere fatte delle operazioni semplici. In Germania chiamano i bambini delle scuole elementari e gli fanno fare una cappata o una parte di muro a ogni scuola, e gli fanno disegnare delle palle, gli fanno fare delle cose simpatiche. Noi riteniamo che possano essere resi, trasformati in luoghi più gradevoli facendo queste operazioni. E quindi cerchiamo di impegnare il sindaco e la giunta a far che a modificare i parcheggi esistenti attuando un progetto generale di riqualificazione. Questo sarà anche un semplice concorso veramente per le scuole medie e superiori. Tra l'altro, voglio dire, esistono delle esperienze, non solo in Italia, nelle grandi città e all'estero, dei murales, che quando non sono delle operazioni che lottano la città, sono anche degli spazi dove si vede una forma d'arte, che sicuramente minore rispetto ad altre, però comunque proviene da una cultura semplice, quasi primitiva, direi, che è quella delle grandi metropoli britanniche, americane, dove i giovani si confrontavano con questo tipo di arte. Noi crediamo che, guardi, devo dire anche una cosa, io ricordo che a suo tempo ho promosso io personalmente, una piccola parentesi personale, su un cantiere, una volta che era in centro città e doveva rimanere subito un certo numero di mesi, la zona era così squallida che riuscì a far fare con le scuole medie, ad alcune classi delle scuole medie andarono e dipinsero la stagionata di ragazzi, e per 8 mesi, 9 mesi la stagionata era di quei disegni, facevano i bambini. Insomma, questo è lo spirito.